Yes, siamo in live. Non si vede Amelie, non si vede Safir. Tutto secondo la norma, va. Perfetto, eccezionale. Ottimo, come sempre. Allora, prendo intanto Safir. Salve a tutti. Buonasera, signori belli, buonasera. Buonasera a tutti. Non ci vedete in parte perché ovviamente i problemi tecnici non possono mancare. Non è Strad se non ci sono problemi tecnici. Ogni tanto si spera che non ci siano rotture di palle, ma a quanto pare è chiedere troppo. Per quanto riguarda invece la nostra Julie, accontentatevi del corvo stasera, raga. Perché non può usare la web. Quindi corvetto per voi e niente. Come state, ragazzi? Tutto bene? È rimorta Amelie. Non la rivedo più. Che è successo? Ah, Gesù, ma prima o poi mi dovrò capire io perché ho sti problemi. Qual è la congiura contro di me? Poi non ho capito perché ci sono... No, non si vede proprio niente in live, è nero. Ma che dici? Sì, è nero. Sì, sì. Ma è Twitch che è esploso. Penso di sì, è esploso. Ma è proprio Twitch che è esploso. La piattaforma non esplode mai. Ah, ora si vede, guarda. Però è Strad e quindi... Noi sì. Non vediamo. Ma che cazzo vuol dire? Ma che cazzo vuol dire sta cosa? È tutto nero anche da me. Ok, adesso si vede. Però confermo che sono problemi di Twitch. Ma io non vedo niente, raga. Provo ad aggiornare Twitch, vediamo. Si vede adesso. Io continuo a vedere tutto nero, eh. Vabbè, tu non devi vedere Twitch. Il bello che, cioè, OBS non sta perdendo pacchetti. La mia latency, come sempre, non so cosa cazzo è successo in questo periodo, continua a schizzare alle stelle, non capisco perché. Sia in vista che da mod. Non vedo e non sento nulla. Ma che cazzo significa? È problema di Twitch. Aspetta che controllo su Twitter. Ah, vedi un secondo sta cosa. Mal che va, la spengo e la riaccendo. Ma perché sta cosa? Che cazzo vuol dire più che altro? E soprattutto, perché sempre a me? Cioè, qual è il tuo problema, Twitch? Perché Dio invia i suoi soldati. Siamo online, Morgan. No, che siamo online, lo so che siamo online. Il problema è che io stesso, accedendo a Twitch dal mio computer, non vedo un cazzo. Cioè, vedo tutto oscurato e non sento neanche, perché ho messo il volume... Sì, vi vedo. Beati voi, raga. Tutti i canali che avevo aperto su Twitch sono crashati. Sta avendo problemi. Ma Twitch ha rotto le palle, raga. Anche perché voglio dire, che ne so io che poi nel momento in cui vado a esportare il video non mi esporta sta cagata nera. Sta schermata così. Impostazioni. Segnala problema video. Seleziona. Il video è nero, okay, e non si carica. Ci sono. Ok. Mi sentite sono ancora grattare con la voce? Sì. Sì. È colpa di Twitch. Aspetta. Dalle 21 che segnalano problemi. Prova. Sentite ancora grattare? Sì. Sì. Vediamo se per caso c'è un aggiornamento. Dov'è la versione più recente? Quindi no. Provo a chiudere un secondo Wavelink e lo riapro. Vediamo se per caso torna in vita. Mi sentite meglio? Raga?
uguale una merda di prima. Ma perché succedono queste cazzo di cose? Io non capisco. Provo a chiudere Discord un secondo al volo. Anche voi dalla chat, ragazzi, se mi sentite male ditelo, provo. Io continuo a vedere comunque tutto oscurato su Twitch. Ok, ora vedo tutto su Twitch. Lo sapevi che Discord fa schifo? Sì. Allora, sei perfetto su in live, la tua voce è perfetta. Adesso mi sentite bene qui? Mi sentite sì, bene adesso? Sì. Perché io vedo il pallino verde che si accende dopo un quarto d'ora che parlo? Boo. Va bene, non signori importa. Belli, benvenuti a questa fantastica live che parte con 10 minuti di ritardo perché i problemi tecnici ormai sono una cosa di famiglia. E io infatti ormai non so come fare, sono indeciso se convertirmi a qualche tipo di... Ma guarda, il problema era di Twitch, perché anche l'altro ieri hanno... c'è stato un casino. Allora, aspetta. Qua scrivono Twitch is not twitching. Che cosa significherebbe? No, niente, nel senso non sta facendo quello che deve. Ok. Ok, ok. Allora, noi siamo in talk. Ragazzoli belli, come state innanzitutto? Tutto bene? Morti. Sì, a parte quello, caro Dinan. Bene. Sì. Come potete vedere, come ho detto prima, non so se mi sentivate, la nostra Julin non può accendere la web, quindi ho trovato un palliativo che magari a qualcuno potrebbe anche non dispiacere, ovvero ho messo a tutto schermo al posto del... No, il corvo non c'entra un cazzo. Ho messo al posto della faccia di Giuliana il personaggio Yvette, quindi vedrete la faccia di Yvette stampata praticamente in bella mostra lì. Ma io potrei essere in bianco e nero perché senso. Sei splatted e sono busted, sono ora wasted. Ora vediamo. Allora, intanto fanno un pronostico. Dylan vivrà? Il pronostico segna sì 99%, 1% no. Dylan, a quanto pare c'è parecchia gente che ti vuole vivo. A meno che non sei stato tu a mettere tutti questi punti io. Sanità. Anche io mi voglio vivo. Ecco. Comunque ringrazio Pillone che ha rinnovato l'abbonamento per un mese, per un totale di 2 mesi. Il secondo è il più importante. Ai ai ai, comunque scappo che devo ancora giocarla, Cos. Buona serata a tutti clinica. Grazie mille, bello. Grazie mille anche per la sub. Dunque, andiamo avanti. Ma Doc, non doveva essere in cosplay? No. Ho detto che alla prossima di Dragonlance sarei stato vestito da tizio, mentre se raggiungiamo le 150 sub, come dice il mistico incredibile segna così, la sessione finale di Carso Strad la farò vestita da Strad, che non si sa. La sessione contro Strad sarà vestito da Strad. Si va di sessione in sessione a fare delle specificazioni sulle condizioni di vincita e di... Come? Non ho capito. E di cosplay. E sì, ogni volta specifichi sempre di più che sarà non l'ultima, ma oggi è anche l'ultima, quella contro Strad. Quella contro Strad, perché se affrontate Strad io vestirò Strad. Io non so perché tu continui a crashare, Amelie. Scherzi, ragazzi. Sto notando che passi il tempo a fare... Non capisco se sia il video o l'audio. È il video, perché di vederti li vediamo. Cormicca regala un abbonamento incredibile, lo regala a Audiator. Benvenuto Audiator, non mi pare di aver mai letto il tuo nome, quindi benvenuto. Allora, signori belli, un attimo, devi uscire e rientrare da ninja. Da ninja? Ciao a tutti, allora esco e rientro, eh? Vai, comunque qua Twitch mi era crashato il video perché mi ha detto clicca per rientrare, quindi proprio una merda. Ah, caro Stracqua, poi ti devo dire delle cose. Per me conviene resettare la live e per il VOD YouTube ti conviene tagliarla.
Allora, adesso sembra ma tanto che funzioni. YouTube ha il suo strumento integrato per tagliare i video, quindi... Ok, ok. Allora, ragazzi, ci spostiamo in roleplay e andiamo a giocare. Io mi vedo lagghicchiare. Prova. Prova. Ma forse ho capito perché laggo come uno stronzo. Ah, forse ho capito. Sentiamo, sentiamo. Perché ho messo la webcam a 60 fps. E quindi OBS dice ti romperò le palle fino a sei morire. Sei un folle. Ecco. Allora, vediamo. Uè. Riavvia tutte le applicazioni. Riavvia tutte le applicazioni. Vediamo. Aggiorna. Vediamo se per caso torna in vita. Ovviamente no. Devo rifarlo da qui. Ma già ti sento laggare me. Non ti sento laggare più. Eh sì, perché era quello il problema. Il problema era quello alla fin fine. Adesso mi dovreste vedere benone. Qui mettono audio. Si sente anche di proprio benissimo. Eh sì, allora quello era. Perché quando io faccio, quando streamo Strad, il computer non ce la fa. Quindi ci spostiamo in roleplay e... Ser Leo, grazie mille per l'abbonamento, bello, bentornato. Allora, per 9 mesi. Arrivo subito, ragazzi, ci spostiamo nel frattempo in roleplay, intrattenete 10 secondi che devo aprire la porta. Vai, Sed. Vai, Sed. Io sono cadavere. Musica. Allora, signori. Vorrei interagire con voi per quanto riguarda le probabilità di sopravvivenza del mio personaggio. Secondo voi, da in una percentuale che va dall'1%, eccomi al qua. 100%. Ok, ho preso del tempo. Ora, Cormicica, regala un altro abbonamento a MP Jedi. Allora, dunque, mi vedete meglio? Mi sentite meglio? Quindi io direi che qualcuno fa il riassunto, dai. Sed, faccelo tu che sei provato. Io sono deceduto. Fine. Dall'aldilà, faccio questo riassuntino così io nel frattempo finisco di sistemare le stronzate. Va bene. Allora, quello che è successo nella scorsa puntata di Curse of Strahd è stato che abbiamo superato con un bellissimo piano, con un'intelligenza maestosa e con un piano infallibile, i teschi infuocati che assediavano il corridoio davanti a noi. Siamo divenuti invisibili, la Karanazara ci ha castato il suo passo dell'erbivoro, passare senza tracce. Dell'erbivoro. E siamo sgattaiolati attraverso il corridoio. Dopodiché siamo giunti in una sala dove una bellissima statua di una donna, a quanto pare incappucciata, con un dentro questo cappuccio senza volto, con questo volto nero, questo ci ha ammaliati a noi tutti tranne Nazara. Nazara prontamente avrà castato Darkness sulla statua. Castando Darkness sulla statua, questo incantesimo si è spezzato e siamo stati liberi di poter agire. Abbiamo trovato un passaggio segreto. Questo passaggio segreto era una piccola stanza dietro un arazzo contenente una moltitudine di teschi. Osse e teschi che sono, si sono catapultati, ci sono franati addosso sostanzialmente, e con non poca fatica, ricordandoci le indicazioni dateci, abbiamo bussato sulla parete opposta all'ingresso di questo passaggio segreto. E si è aperta un'altra porta nascosta. Porta nascosta che dava su uno studio. Lo studio, a quanto pare, di un arcanista, un mago dalle vesti rosse. Questo mago dalle vesti rosse non, evidentemente non si ricordava chi fosse. E qualcuno, non faccio nomi, ha avuto la geniale idea di toccare il suo grimorio. Quando il suo grimorio è stato toccato,
lui è diventato, si è ricordato di essere Johnny Sins e noi ci siamo ricordati di essere delle piccole attrici. Ed è successo quello che è successo. Hanno vinto, il party ha vinto con non poca fatica, ma purtroppo, a quanto pare, quanto sembra, Diran ha perso nuovamente la vita. Le leggende narrano, ragazzi, che da quella sera Sed e Sophie non sono più una coppia. No. Per protesta mi taglio i baffi. Però non io, il mio paladino. Non ti si sente, Morgan? Sì, vedo crashare ancora Nazara, ok, è tornata. E niente, ragazzi, ok, mi dovete perdonare, non so neanche come sia accaduta questa cosa, ma era impostata chat solo abbonati. Nonostante questo vi vedevo spammare, quindi sono felice di questa cosa, però adesso l'ho disabilitata perché mi hanno fatto notare che non si poteva scrivere, quindi perdono. Allora, andiamo a noi, quindi abbiamo fatto questo riassuntino, caro Diran, sei morto, come abbiamo avuto modo di vedere, quindi io direi... Di nuovo, sì, rimorto. Direi che torniamo più che altro alla situazione della tua caduta, di quando sei spirato. Anzi, allora ragazzi, rimaniamo in questa schermata qua, tanto non cambia. Durante l'ultimo scontro, Nazara, Damia e Yvette sono le uniche sopravvissute. Accanto a voi ovviamente c'è Casimir. Nel momento in cui l'ultimo incantesimo lanciato da Casimir, se non sbaglio, il dardo incantato colpisce quella creatura dalle vesti rosse, questa cade a terra, morendo. Quindi rimanete all'interno della stanza completamente vuota, con la creatura che smette di muoversi. Non si odono più i rumori che fino a pochi secondi fa vi facevano capire di essere in pericolo. Quindi torniamo a noi. Allora, signori, a voi la parola. Io comunque voglio il filtro grigio. Tu vuoi il filtro? Sto scherzando. Morgan, mi rivedi per favore. Ti? Ladro. Mi rivedi per favore. Ah, sì, aspetta un secondo che sto togliendo anche uno qui. Da ladro. Ok, uno da ladro, te lo metto subito lì. Dunque, cosa fate, ragazzi? Vedete Diran a terra e Nazara, tu sei lì, praticamente, sei appena entrata, eri... Ah no, tu sei andata indietro, tu sei nella stanza quella... Io sono nella tua stanza, in teoria. Esatto. Quindi siamo tutti coscienti? Siete a parte tutti coscienti, ma comunque tutti malmessi, se ti ricordi. Ok, chi ho più vicino tra Diran e il nostro amico elfo? E Damia è la più vicina, perché ci siete tu, il nemico morto a terra, Damia... Mentre Casimir è sopra la scrivania. Inizia okay. a scendere dalla scrivania. Ok, allora mi sollevo stringendo un po' gli occhi e la mano al fianco e inizio a guardarmi attorno per cercare Diran. Giro per la stanza. Inizi a guardare e non lo vedi in principio, poi quando inizi a camminare per la stanza ti rendi conto che c'è un corpo che si trova alle spalle di un piccolo letto. Da prima vedi soltanto i calzari, poi successivamente riconosci il resto dell'equipaggiamento. Diran riversa a terra e non si muove. Mi precipito lì, ricadendo in ginocchio. No, Nazara! Anche io istintivamente corro subito verso Diran, tenendomi il fianco ferito. Nazara, ti prego! Diran! Comincio a prendergli il volto, cercando di risvegliarlo. E a sentire i richiami inizio a
tornare in quella stanza, correndo. Mi baso sulle conoscenze minime che ho sul campo di battaglia per cercare in qualche modo di tamponare una sua ferita o fargli perdere meno sangue da qualche parte. Ok, inizi a vedere un pochino la situazione. Chiaro però che la tua esperienza non è paragonabile a quella di Nazara. E infatti nel momento in cui tu inizi a cercare di capire dove poter tamponare le ferite, sopraggiunge Nazara. Nazara, vedi che le ferite sul corpo di Diran non sono ferite appariscenti. Parte del suo volto sembra completamente annerito, le vene sono di colore bluastro e messe in evidenza come se fosse quasi stato prosciugato dalla sua linfa vitale. Mi metto a carponi vicino al corpo, vicino a Diran, e inizio a cercare di medicarlo come posso. Casto un cura ferite e cerco di rianimarlo. Non avrà effetto un cura ferite. Sento la differenza rispetto al solito. La senti parecchio. Istintivamente, vedendo che il cura ferite di Nazar non ha effetto, io, Nazara, ti prego, fai qualcosa, il cuore, ti prego. Comincio ad aprirgli la bocca cercando di fargli ispirare dell'aria. Vedi, almeno provi, ti avvicini anche tu. Ed effettivamente Diran è disteso a terra, nonostante i tuoi tentativi vani. Anche Nazara cerca in qualche modo di fare qualcosa, ma è palese che non saranno questi metodi a riportarlo in vita. Abbasso le spalle sentendo questa differenza. E rimango ferma in ginocchio di fianco al corpo. No, 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 no. Grandissimo stronzo, tu eri già morto. Tu eri già morto. Non respirava. Per scrupolo, anche se era già capitato di vederlo morto, gli sento comunque il polso, cerco di sentire se c'è battito, se c'è respiro. Lo faccio lo stesso. Non cambierà nulla. Poi Casimir, dall'altra parte della stanza. Credo che dietro questa scrivania ci sia un passaggio segreto che conduce da qualche parte. Io non lo lascio qui. No, non lo lascio qui. Non può essere morto, vi prego, ditemi che non è morto. Prendo un profondo respiro passandomi la mano sulla faccia e cerco di tirare su Damia. Vedi che nel momento in cui mi prendi il braccio lo scosto, comincio a unire i polsi cercando di cominciare a fare un massaggio all'altezza del petto, cercando di... Damia. Prendo... Oh, ti prego! Prendo... Ti prego! Appoggio prima una mano sulla spalla di Damia, poi le cerco di prendere le mani con molta calma. Tiran! Tiran, non mi lasciare, ti prego! Mi aiutate a metterlo sul letto? Sì. Lentamente prendete il corpo di Diran, lo ponete sul letto. Damia, le tue lacrime iniziano a solcarti il viso, poi avviene qualcosa. Abbassi lo sguardo verso Diran. Tutto sembra rallentare, fermarsi quasi. Poi inizi a sentire una sensazione che hai già avuto modo di sentire. Figlia mia. Madre. Sta morendo. È già morto.
No. Cosa posso fare? Cosa? Vorresti riaverlo ancora per un po'? Sì. Sì, ti prego, non portarmelo via. Ti avevo detto che sarebbe stato la tua rovina. Ma è anche la mia salvezza. Questo è vero. Facciamo così. Io farò in modo che lui possa tornare. Ma avrà un prezzo molto più alto di quello che credi. Sei disposta a pagare un prezzo grave, molto più di quanto immagini? Sì, madre. Tutto il prezzo che dovrò pagare lo pagherò io. Ma ti prego, non lasciarmi senza di lui. Non togliermelo. Farò tutto ciò che desideri. D'accordo. Sulla scrivania della creatura che avete eliminato c'è un unguento. La Drow dovrebbe essere in grado di fare qualcosa con quello. Grazie, madre. Tornerò a parlarti molto presto. E ciò che ti dirò ti piacerà ancora meno del suo trapasso. Non appena finisce queste parole mi lancio sulla scrivania. Cerco frugo spostando le carte. Intanto ti accorgi di una cosa. Sì. Che soltanto nel momento in cui la sua voce cessa di comunicare con te, i tuoi amici sembrano quasi riprendersi nei loro movimenti. Prima tutto era congelato. Il tempo stesso era congelato. Nel momento in cui tutto torna normale, faccio quasi come un respiro. C'è un unguento, Mezzara, c'è un unguento sulla scrivania. Quello. Subito scavalco quasi il letto, lanciandomi sulla scrivania, cominciando a rovistare, spostando cartacce. Io nel frattempo, scuotendo un po' il capo, vado verso l'elfo. Iniziate a cercare nella scrivania mentre Ivette si dirige verso l'elfo. Effettivamente, Nazara credo che per adesso rimanga vicino a Diran, non ha modo di sapere questa cosa. Damia, tu ti precipiti. Scusatemi, si era un attimo interrotto l'audio. Dicevo... Non so cosa abbia discusso. Non lo so, ormai è impazzito tutto. Dicevo, Damia si precipita verso la scrivania mentre Ivette si dirige verso... verso Casimir. Nazara, tu rimani ancora qualche secondo con Diran, mentre tu, Damia, arrivi, apri uno dei cassetti, e nel momento in cui lo apri trovi un'ampolla con un sigillo in cera lacca, sembra un olio. Ok, lo passo a Nazara. Nazara! Okay. La guardo un po' stranita. L'oggetto che cercava non era nemmeno sulla superficie della scrivania, era in un cassetto. Sì. È strano. Non capisci come faccia a sapere questa cosa, ma ti torna in mente una cosa. Quella volta in cui, grazie a Damia, riusciste a scappare dalla capanna della strega. Un modo e una soluzione che tu stessa non riesci a capire.
hai la stessa sensazione di quella volta. Prendo l'oggetto, lo guardo e guardo lei un po' confusa. Ti prego, Nazara, ti prego, usalo su Diran. Ti prego, è l'unico modo per salvarlo. Se ne andrà per sempre. Nel momento in cui guardi l'olio, lo hai già visto altre volte. Non hai mai provato a formulare questo incantesimo. Ma nella tua terra grandi sacerdotesse sono in grado di farlo. E generalmente veniva utilizzato per riportare indietro personalità importanti, ma sotto altra forma, quella di un Draider o di un ragno vero e proprio. Non sai bene come funzioni. Sicuramente non sei una sacerdotessa di Lolt. Né hai mai provato a fare questo incantesimo. Stringo un po' di più la mano sulla boccetta e guardo Damia con un po' più di convinzione. Mettetevi tranquilli, ho bisogno di un attimo per capire cosa posso fare. Va bene. Ringrazio Wallow Wizard per l'abbonamento, scusatemi. Mi siedo sul letto vicino all'altezza del busto di Diran. Osservo quella boccetta, ripenso a tutte quelle cose che ho visto così tanto da lontano. Non voglio che torni così, perché era un'esistenza miserevole quella dei Draider. E lui non merita qualcosa del genere. Mi aggrappo con l'altra mano mi aggrappo al pendaglio che ho al collo. Perché okay. Non voglio più cercare i riferimenti in quella terra che ho lasciato alle spalle, ma più in alto. Voglio avere una forza, la forza che quella persona mi ha dimostrato quando ha tenuto la testa alta in quell'occasione, e riuscire a fare qualcosa di buono, se possibile. Ok. Lo adagi, vedi questo unguento, sembra molto prezioso. Guardi per un istante il corpo della creatura che avete appena eliminato. Tutto all'interno della stanza ovviamente urla a qualcosa di nobiliare. Non ti sorprende che un olio del genere possa trovarsi qui. Inoltre sembrava un incantatore non da poco. Nel frattempo Yvette si avvicina a Casimir, che scova questo passaggio segreto, e nel momento in cui la vede arrivare... Questa porta dovrebbe portare da qualche altra parte, ne sono sicuro. Posso sentirlo. Vuoi sentirlo? Proseguire. Sì, ne sono certo. È un sesto senso, quasi come se... Perché quest'uomo sarebbe dovuto rimanere qui? In fondo abbiamo trovato questa stanza superando non uno, ma ben due passaggi segreti, quindi... Perché l'uomo dovesse rimanere qui, credo che sia stata la causa per cui il nostro compagno è morto. Di nuovo. E guardo uno sguardo in giro per cercare il grimorio, e se lo vedo lo indico. È a terra, vicino al divano. Quella cosa è per la sua mente confusa, o quello che ne rimaneva. Non so quanto possa esserci un luogo sicuro oltre quella porta. Ma dobbiamo proseguire, siamo venuti qui per questo. Hai sentito la ragazza? Forse il druido potrà aiutarla. È strano perché tutto questo
non era presente nei ricordi di Strad. Non in quelli che ha registrato in quel dannatissimo diario, almeno. Non in quelle pagine. Mentre dici questo, ti ricordi che effettivamente Strad superò questa stanza tramite un varco e si diresse verso quella che sembrava una grande biblioteca. Porca puttana. Mi do un pugnetto sulla testa, idiota. Va bene, ma non voglio altre perdite. Attendiamo che la tua amica faccia qualcosa. Nel frattempo io cerco il passaggio. Riesci a fare luce in qualche modo senza che noi dobbiamo tenere delle lanterne in mano? Ho i miei incantesimi. Mentre lo dice, passa la mano sul suo bastone da passeggio, dalla sua staffa, e questa inizia a irradiare luce. Cercherò il passaggio, se tu devi dare una mano a loro, fai pure. No, do una mano a te. Ok, iniziate a cercare. Nazara, Damia, torniamo da voi. Cosa vuoi fare, Nazara? Mi prendo ancora un momento per schierarmi le idee. Vorrei pregare, non so chi, non Lolt, ovviamente. Perché quando è morta Tauriel, dopo quello che è successo al monastero, tutte quelle morti, mi ero detta che non avrei più permesso che cadesse nessuno, invece Diren è caduto. Dopodiché, ancora stretta a quel pendaglio, lo stringerò ancora per un momento più forte, poi inizierò a provare. Ok. Sai che sarà un procedimento lungo. L'intero corpo deve essere in qualche modo perfettamente sigillato dall'olio. E l'incantesimo è un lungo... è una lunga richiesta, una lunga preghiera quasi. Richiederà quasi un'ora. Quindi cosa faranno gli altri mentre tu proverai questo incantesimo? Damia. Io starò praticamente incollata a Nazara. Cercherò di aiutarla lì dove è possibile. Se mette, si avvicina le mani, la scanso. Mi dispiace. Via. Almeno a 2 metri da me. Nessuna distrazione. Nel momento in cui mi scansa, rimango indietro. Però seguirò da lontano tutti i suoi movimenti, tutte le sue gesta, aspettando un minimo movimento provenire dal corpo di Diren. Nel frattempo, Casimir e Yvette, riuscirete a trovare all'interno di questa stanza dove conduceva il primo passaggio un altro passaggio segreto. È un'ora, quindi se volete potete fare un riposo breve. Assolutamente sì. Una short rest per recuperare un po' di energie. Mi sistemi tu le cose? Sì, faccio io. Allora, short Grazie. Rest. Tolgo questo e tiro il dado di vita della nostra Yvette. All'interno di questo passaggio, Yvette, tu e Casimir troverete quella che sembra una enorme biblioteca. Ricordi che Strad passò di qui quando giunse al tempio. Madonna, se lagga, ragazzi. Un grande passaggio. Fantasy Ground, quando tirate voi va in tilt. Allora, dicevo, porta a questo grande passaggio all'interno di questo luogo. Trovate
una grande scala dalla forma circolare che sembra scendere. Inizia a ricordare cosa trovò Strad lì sotto. Parlò, fece qualcosa. Poi, poco prima di lasciare questo posto, uccise Alexandra, uno dei suoi logotenenti. Questa scala di marmo, col corrimano di marmo dorato, scende verso il basso mentre la libreria che avete di fronte è stracolma di libri, poltrone e tavoli. Scuoto un po' il capo nel ricordare alcuni dettagli e poggio una mano sulla spalla di Casimir. Ti è ferito molto? Gli do uno sguardo. Come? La creatura ti ha ferito molto e perso molto sangue. Ci hai visto? Sì, non è stato facile. Questo è certo, ma sto bene. Il tuo amico se l'è vista peggio di me. Lì indico il punto. Cerco un po' di ignorare l'ultima frase che ha detto per non pensarci adesso. So quanto sia importante mantenere la mente lucida in questi momenti e i morti verranno pianti dopo. Lì è dove è morta Alexandra. Indico il punto. No, è al piano di sotto. Sì, questo, sì, indico proprio che... il punto. Per, ah, ok, verso sotto, ok. Esatto. Chi ti dice? Di chi stai parlando? Il luogotenente... Scusami. Luogotenente di Strad, uno dei due. Ah. Alexandra. La... Da ciò che ho potuto vedere, lei si fidava parecchio. Non la conosco, non so nemmeno chi sia. Magari in questo luogo, da qualche parte, la cosa che mi preoccupa di più è la sua anima, in realtà. Immagino che qualunque cosa ci sia per combattere Strad, sei qui, lei c'entra qualcosa. Quindi credi che lì sotto ci sia qualcosa di interessante? È pericoloso, sì. Suppongo ci sia solo una cosa, una creatura più incazzata di un soldato tradito. Ed è un soldato tradito dal suo maggiore. Quindi forse conviene aspettare gli altri? È questo quello che stai dicendo? Sì, per quanto non capisco perché stiano continuando a perdere tempo. Cerco di dirlo molto a bassa voce questo, giusto per farlo sentire a lui. Torniamo indietro, diamo un'occhiata. Ritornate. Ah, vai. Tu rimani lì? Resto qui, sì. Ok, lui rimane indietro, si assenta una decina di minuti. Cerca di capire cosa succede e poi torna da te e ti dice la Drow sta utilizzando un unguento sul morto. Sembra che sussurri qualcosa, borbotti. Forse sta provando a lanciare un incantesimo. Un morto già morto che viene risorto. Tempi sono cambiati, questo è certo. Faccio un bel sorriso. Stanco. Rimanete lì. Lui si siede su, inizia a guardare le librerie e poi dopo un po', dopo un quarto d'ora, si accomoda prendendo alcuni libri. Ne prende uno, ne nota uno in particolare, ti dice c'è uno strano libro ma preferisco che lo vediamo tutti assieme. Mi dà una strana sensazione di angoscia, anche solo guardarlo. Ho notato che lui si concentra molto su questi presentimenti, sì? Sì. Si siede su una delle poltrone, ti siedi anche tu, ti riposi. Nel frattempo ne approfitto un po' se lo vedo ridotto male per fasciargli qualche ferita. Ok, nel frattempo Nazara, sei ormai, hai trascorso un'ora praticamente,
fasciando Diran. Hai rimosso tutti i vestiti, lo hai completamente unto con questo olio che sembra quasi un olio funerario. L'odore è acre e permea la stanza. E mentre lo fai, ripeti, quasi come una cantilena, quasi come un disco rotto, quella formula che hai sentito utilizzare a sorelle, madri appartenenti al tuo popolo, sperando e augurandoti che l'esito non sarà lo stesso. Damia, tu sei accanto a lei e osservi in silenzio quasi religioso. Una volta terminato il tutto, la tua canzone, il tuo recitare, nuovamente si sente per un'ultima volta, poi cessa. Le tue mani sfiorano il corpo di Diran. Questo inizia lentamente ad assumere quasi colorito. Il suo corpo per un istante si solleva dal letto, il ventre si alza, la schiena si inarca. I suoi occhi si riaprono, il suo respiro, il suo torso si gonfia, quasi come se forzasse un respiro. Poi, nel momento in cui sembra quasi dover esalare questo respiro, per un istante il suo corpo viene avviluppato da una nebbia di colore oscuro. Dalla testa ai piedi qualcosa scivola su di lui, come fosse quasi un telo mortuario. Dalla testa fino ai piedi, per poi scendere dal letto, andare verso il pavimento e sparire tra le fessure di quest'ultimo. Nel momento in cui questo accade, le torce tremano per un istante, la luce si affievolisce, quasi fino a mancare all'interno della stanza. Poi, quando il tremolio delle torce diventa stabile, la luce ritorna. Così come anche Diran, ma non sembra assolutamente lo stesso. Il suo capo è sormontato da due corna, i suoi occhi sono rossi e dalle guance due lacrime di sangue che sembrano cicatrici. Bentornato Diran, sei un tiefling. What? No ragazzi, amore a prima vista, cazzo, un tiefling no, tutto tranne un tiefling, porca puttana. Okay, la prima... Era esattamente come... Ah, poi non lo dici. La prima cosa che ovviamente inizi a sentire in maniera devastante è fame. Non mangi da chissà quanto. Prima non avevi bisogno. Adesso sei un misto tra crampi e una sensazione di fame divorante. Master, io comunque quando vedo tutta questa scena estraggo immediatamente lo stocco e gli vado incontro, cercando io di tenere... C'è. Calmi, tu non la vedi perché sei nell'altra stanza. Per adesso. Dio, ah, ok, cazzo. Apri gli occhi, ti ricordi di essere caduto. Poi il buio. Non era un sogno. Non era realtà. Ma adesso in qualche modo sei sveglio. Con la differenza però che il tuo corpo, il tuo petto, si gonfia. Il calore della tua pelle si percepisce di nuovo.
non sei più quello che eri. Toccandoti la testa mentre riapri gli occhi, senti queste protuberanze sulla fronte. Due dure corna. All'inizio mi immagino seduto disteso sul letto. Apro gli occhi. Cosa diavolo state guardando? È subito un crampo allo stomaco. Tirala. La pelle. Comincio a toccare appunto la pelle. Cosa diavolo mi è successo? Cosa? Io vedendo che non è una creatura miserevole, ma sembra avere una sua dignità, mi lascio un attimo cadere a terra, mi siedo. Mi tremano le mani. So cosa mi è successo. Tira, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, stai bene. Sei vivo. Sei vivo. Dio, sei vivo. Mi tocco la gola, distinto. La cicatrice c'è ancora. Ma qualcosa sembra essere cambiato. La tua pelle emana calore. Tanto sei caldo. Come stai? Riesco a respirare. Ho fame. E ho freddo. Subito allungo le mani verso la mia sacca, prendendo una delle ultime razioni che mi sono rimaste. Te le porgerò a Diran, te le metterò in mano, chiudendotele. Diran, sei vivo. Istintivamente mi butto al tuo collo, stringendoti più forte possibile. Nazara. Rimango per terra, anzi copro la faccia con le mani, perché questa tensione che è svanita all'improvviso, pensare al passato in maniera così intensa, a tutto quello che è successo, mi ha provato e c'è qualche lacrima sul mio viso. Cosa è successo? Perché sono così? Diran, stavi... Te l'ho detto che non ti lasciavo indietro, che ti guardavo le spalle, anzi. Non potevo pensare che saresti morto. Ho trovato l'unguento e adesso sei di nuovo in vita, Diran. Morto. Continuo a stringere, a tenere una mano sulla testa di Damia. Dopodiché mi immagino ancora tutto completamente fasciato. Tento di mettere un piede a terra. E vengo verso di te, Nazara, passi incerti. Puoi prendere il tuo personaggio nuovo comunque, Diran. E mo me lo vado a recuperare. Oh no. Poi lo vedo. Faccio dei passi incerti verso di te, Nazara. Mi metto a fatica in ginocchio, ancora è come se fossi... Sono in un altro corpo. E ti cingo in un abbraccio. Lascio fare. Anzi, mi ci nascondo un po'. Dopo qualche istante mi stacco e, rimettendomi in piedi, ti porgo la mano per alzarti. Lo guardo un po' come a dire
Non so se riesco a stare in piedi, però infine la afferro. Vi rialzate. Dove sono gli altri? Sono andati a cercare un passaggio. Ma avrei bisogno di rivestirmi. Ma è tutto lì. Indico il posto dove ho messo tre cose. Mi rivestirò, mi rimetterò, se mi entrano in qualche modo le vecchie cose. Sì, l'altezza è la stessa, però si sente che non sei più la stessa persona in qualche modo. E mi cambio e mi ridirigerò verso la camera. Fortuna che non mi... che non sono diventato un ognomo. Che gli gnomi erano la peggior scelta. No. Ora che ci pensano. È strano, eh. Non sono più abituato a respirare. Mi risiedo. Questa volta sul letto. Io ne approfitto, mi siedo al tuo fianco, prendendo la tua mano. Vedi i miei occhi intensi viola che ti scrutano. Sono particolarmente lucidi. Grazie, Nazara. Sì, perdonatemi, arrivo subito. Grazie, Nazarra, per averlo salvato. Avevo detto che non avrei lasciato più nessuno indietro. So quanto ti possa essere costato fare qualcosa del genere. Mi dispiace. Spero però che tu stia meglio adesso. Sono solo stanca. Nel frattempo sbuca Casimir. Vi inizia. Allora. Ti guarda. Che è successo? Sembri lui, ma. Che. Guarda Nazara. Ce l'hai fatta? No, abbiamo fatto delle prove per il Festival del Sole dell'anno prossimo. Cazzo, se stai bene, Diran. Stai meglio di me. Ti guarda, Casimir. Abbiamo trovato qualcosa di interessante di qua. Ve la sentite di proseguire? Non so se mi sento di nulla adesso, o se sento troppo, ma suppongo di sì. Adesso? Volete rimanere a dormire qui dentro? Direi di no. Master, io... resuscito a full HP, non come... Penso di sì. Sei full HP. Anche di livello 9. E hai mantenuto una parte del Reborn, ovvero la cosa del past life. Ok, stavo infatti controllando. E non ricordi un cazzo della tua vita precedente. Ok. Cioè, solo quello che è accaduto qui a Barovia, praticamente. Ok. Però hai guadagnato le cose da Tiefling. Le tue caratteristiche non sono cambiate comunque.
Ok, quindi vabbè, ok, ora mi sistemo tutto poi. Sì, con sì, calma. Sì. Ho deciso di farlo diventare un tiefling per ovvi motivi, perché al Tempio dell'Ambra diciamo che ci sono delle forze che in qualche modo possono influire su tutto. Anche il modo in cui è avvenuta questa cosa è voluta. Nel senso che non è mai accaduto prima una cosa del genere, Nazar. Non hai mai visto quello strano sudario nero scivolare sul corpo del reincarnato. Generalmente da te sembravano quasi avvolgersi in dei bozzoli. Qui invece è sembrato completamente diverso. Bene, allora cercherò, io mi sento di ricordarmi questo dettaglio. Sì. Mi sento stranamente in forze, anche se strano. Non vi so spiegare. Incredibile. Venite io di non qua. Sono al massimo delle forze, invece. Vogliamo fermarci per un'ora o giù di lì? Almeno. Sarebbe, mi fareste un piacere. Sia. Yvette è di là. Nella libreria. Non sa ancora nulla, ovviamente. La libreria. Sì. Ce la fai a mettermi il token, Morgan? Sure. La libreria. Il... Quindi siamo vicini. Ricordi? E molto. Poi c'è quel tunnel e poi quel fuoco. Sì. Di conto. Non potrò esservi comunque molto d'aiuto. Mi dispiace. Hai fatto già fin troppo. Suppongo che faremo un riposino. Ok. Giungete di là, però andate nella libreria? Sì, va bene. Ok. Vi recate all'interno della libreria. Nel momento in cui entrate, come ho già detto, c'è questa biblioteca di pietra con le pareti molto ampie e un soffitto a volta ancor più alto. A coprire il soffitto vedete un affresco che raffigura degli angeli che vengono dati alle fiamme in una sorta di inferno. C'è una ringhiera di marmo nero che racchiude una scala di marmo dorato che scende dolcemente a spirale verso un pozzo che conduce a una stanza sottostante. La riconoscete come il luogo in cui Strahd uccise il suo luogotenente ed ebbe contatto con qualcosa. Contro le pareti grigie ci sono 6 librerie di marmo nero alte circa 3 metri. E sugli scaffali di queste... Morgan, è crashato di nuovo Twitch. Centinaia di libri. Non ci potevamo fare niente. Sì. Clicca per ricaricare il lettore. Noi giochiamo, raga. La puntata registrata almeno viene decente. Si spera. Io vi vedo e sento, dice Alcantus. Quindi è una questione di... Boh. Anche a me va di nuovo. È randomico. Ok, perché... Ok. Un ciuffo.
Va bene. Nel momento in cui entri in quella stanza, Diran, senti un impulso, senti qualcosa, qualcosa di un fremito quasi, che non riesci neanche tu a spiegarti, onestamente. A secondo questo corpo, cosa sento? Quasi un richiamo. Mi faccio guidare da questo istinto. Comincio a... prima a piccoli passi, poi sempre più decisi. Ti senti in qualche modo attratto da una libreria, quella sulla destra. Questa dici? Sì. Mi dirigo, superando le poltrone, sfiorandone un testale, comincio a passare il dito sul dorso dei libri. Uno dei libri in particolare sembra attrarre la tua persona. Nel momento in cui il tuo dito scivola tra i vari libri, non senti niente, poi ad un certo punto scivoli su questo libro dalla copertina rossa. E nel momento in cui lo sfiori, nella tua mente senti dei bisbigli. Tolgo distinto il dito dal dorso. E se si ammutoliscono questi sussurri, provo a ripoggiarlo lentamente. Li risenti di nuovo non appena lo tocchi. Esco delicatamente il libro dal suo alloggio. Nel momento in cui lo tiri fuori, un lampo nella mente, vedi qualcosa. Sembra un cerchio. Nel momento in cui il libro cade a terra, si apre e inizi a vedere dei simboli arcani comporsi su di lui, fiammeggianti, che durano un istante, poi rimangono soltanto inchiostro e disegni. Mi metto in ginocchio e prendo il libro in mano. Senti ancora questi sussurri. Cosa sei? Cosa sei? Comincio a sfogliarlo, ad analizzare questi simboli. Sulla copertina una scritta: Salmi del terrore. Te lo condivido. Ok. Posso leggerlo a tutti oppure sì, solo per quello me? Che riesci, sì. Okay. Questo spesso tomo puzza come carne bruciata e sangue essiccato. Nel momento in cui viene toccato, si odono sussurri incomprensibili. Guardo Yvette che riposa sulla poltrona. E Nazara, che anche lei si è messa su un'altra poltrona e sta riposando. A mia volta mi siederò qui, sulla poltrona. Casimir. Sì. Ho trovato qualcosa. Che cos'è? Sembra un tomo.
che si tratta? Si alza, si avvicina. Lo sfiora, poi rimuove subito il dito. Lo ritocca. Non riconosco la lingua che utilizzano. Che cos'è? Che lingua? I sussurri. Sembra quasi elfico, ma sembra più antico. Io l'elfico lo capisco e questo non è assolutamente elfico. Appunto. Sembra elfico. Dammi una mano. Capiamo cosa c'è scritto. Potrei provare a lanciare un incantesimo per capire. Ok. Lascialo qui sul tavolo. Ho bisogno di 10 minuti. Lo poggio, mi metto in piedi accanto a lui, con le mani poggiate sul bordo del tavolo. Farà parte del riposo, 10 minuti. Poi Casimir lancerà il suo incantesimo. Pronuncerà la sua formula. Lo farà impiegando più tempo del dovuto. Poi, dopo averlo lanciato, ti guarderà. Adesso dovresti riuscire a capire quello che c'è scritto. Dopo aver detto questa cosa, per un istante lo vedi rabbrividire. Ok, ma starei attento a come usarlo. Lo sblocco con la mano tremante, allungo le dita, afferrando la copertina, e comincerò a sfogliarlo. Non lo trovo più perché ha cambiato nome. Te lo metto nell'equipaggiamento. Ah, ok, perfetto. Ce l'hai. Eccolo lì. Ok. Lo posso leggere a tutti? Puoi leggerlo a tutti. Ok. Allora. Tomo rituale. Unico. Vabbè, 85.000 monete d'oro, ma questo. Casting time massimo 5 minuti. Rituale del vincolo. 50 piedi di range. Componente verbale. Ogni parte dei salmi deve essere letta ad alta voce. Materiale. Abbastanza sale da creare un cerchio. 6 lanterne benedette o applicate su un megaliti. Sangue di uomo malvagio ancora vivo. Pezzo d'ambra di almeno 50 centimetri. Questo incantesimo permette di vincolare un signore oscuro all'interno di un frammento d'ambra sul piano materiale. Non sarà facile, sarà molto pericoloso per mente, corpo ed anima. Il sale deve formare un cerchio di 50 piedi. Le lanterne devono essere equamente distanti. Il blocco d'ambra posto al centro del cerchio. Il sangue deve essere versato sul blocco d'ambra. Non appena si è pronti per invocare il Signore Oscuro, muoversi fuori dal cerchio ed iniziare a leggere i salmi del terrore. Leggili tutti e non fermarti. Se lo farai, perderai la tua anima. Se tutto è stato fatto correttamente, il sale terrà confinato nel cerchio l'invocato. Questo però potrà usare i suoi poteri, anche se in parte per influenzare il modo circostante. Il mondo circostante. Cercando di fermare l'incantatore o persino ucciderlo. State in guardia e state nella luce. Ok. Casimir ti guarda. Un signore oscuro. Sta parlando del conte. No. Parla di uno di questi spiriti che contengono qui all'interno del tempio. Ma quale? Qualcuno non è segregato qui?
Perché dovremmo imprigionare uno di questi spiriti? A che pro? Tiran, nella tua mente senti una voce. Sono curioso di vedere come farai. Cosa vuol dire questo? Che sarà interessante trovarci faccia a faccia. Credi di riuscire ad arrivare fino in fondo? O morirai dilaniato? Qualcosa mi dice che sono particolarmente resistente alla condizione della morte. Qualcosa mi dice che morirai nel peggiore dei modi. E non lo sai ancora. Perché mi provochi? Perché mi stai traendo in inganno? Mi vuoi trarre in inganno? Vuoi essere evocato? Sei uno di quei cosi? Questi spiriti? Non ti darò le risposte che cerchi, sarebbe noioso. Sarebbe noioso, dici? Voglio godermi tutto, fino all'ultimo istante. Tu ridi, ma se invece tutto ciò riuscisse? Come ogni singola volta, dopo aver sentito le sue risa, la tua domanda non ottiene risposta. Anche questa volta. Casimir ti guarda. Tutto bene? Sì, perché? Ti sei imbambolato a guardarci, ma non hai detto più nulla. Stavo riflettendo. A cosa potrebbe essere? Tu hai detto che l'origine del potere di Strahd è qui dentro. Sì. Deve aver fatto il patto con qualcuno. E se noi riuscissimo a tirar fuori questa entità e a vincolarla? Con Strahd in giro. Se questa entità, come dici tu, in qualche modo è colei che ha dato potere al conte, credi che non sia in grado di portarlo da noi? Qualcosa mi dice che magari sono queste entità stesse che vogliono mettere in gioco tutte queste forze. Stiamo sentendo tutti, Master. Non mi maschero. Sì, questo è Casimir che sta parlando con Diran, quindi sì, lo sentite tutti. Ok. Io sto ancora riposando, sì? No, tu sei lì nella sedia, seduto accanto a loro, cioè, nella stessa stanza dove ci sono loro. Ah, quindi vedo il tiefling? Sì, lo vedi che è un tiefling. Per comodità avevo detto che stavi dormendo. Ah, ok. E allora sì, diciamo che riapri gli occhi mentre loro chiacchierano. Lo fisso tenendo la mano sullo stocco. Lo riconosci, sì. Hai i tratti di Diran, ma non è la stessa persona. Se riuscissimo a farlo, che speranze abbiamo? Che speranze avremmo comunque? Tieni da conto, Diran, che anche la natura di Barovia è stata corrotta. È una cosa viscerale, la terra. Non solo il conte. Sentite, io ho sentito qualcosa. Penso che la stessa entità che abbiamo sentito in quel ricordo
Penso che mi abbia parlato. Faccio un lungo sospiro. Cosa ti ha detto, Diran? Che non vede l'ora di godersi lo spettacolo e che è molto annoiato. E che sa chi sono. Sa chi eri? Domanda. Sono. Lo avete riportato in vita ed è così. Sì, problemi. 5 secondi e arrivo, ragazzi. Assolutamente no. Annoisco anche io rispondendo alla domanda. Per riportarlo in vita? Chi lo ha riportato in forma di Tiefling? Come ho detto, poteva finirmi peggio. Sarei potuto diventare un ognomo. O non diciamo che altro. Beh. Un Firbolg, magari. Lo ti fulmino. Mi rendo conto della battuta di cattivo gusto e abbasso lo sguardo. Quando... Ma siete pronti? Allora proseguiamo. Non aggiungo più nulla. Che cosa ne pensi, Casimir? È fattibile? Non ho mai sigillato un signore oscuro. So che qui ovviamente lo facevano. Questo posto è stato costruito per quello. E non a caso questo tomo è qui. Osservo il Tiefling Master, chiedendomi effettivamente quanto già giocare tra vita e morte sia pericoloso, ma vedendolo risorgere così, che cos'altro ci tireremo addosso? E annoto tutto nel mio diario, tutto quanto, tutte le riflessioni le metto sul mio diario e li ascolto con mezzo orecchio. Ok. Oggi mi sento particolarmente fortunato. Master, è un rituale che potrei, anche senza una grandissima esperienza da incantatore come Casimir, fare? O Casimir sembra, è palesemente migliore. Sembra che chiunque legga i salmi possa farlo. Bisogna ovviamente capire una cosa. Leggere i salmi, per quello che c'è scritto, proverà corpo, mente e anima. Quindi più che una forza magica, sembra che serva forza in generale, mentale, spirituale. Mi sento particolarmente fortunato oggi. Diran, non avrai mica intenzione di usarlo tu, quel tomo? Io lo devo usare, Nazara? Tu? Aspettate, Diran, un momento. Stiamo parlando di utilizzarlo adesso, domani, tra un anno. Siamo a un passo da quel fottuto. Lo prende, da quei fottuti, Casimir, e lo legge mentre tu parli. Continua. A un passo da quei fottuti sarcofagi e siamo ridotti all'osso ora. Tiran, tu sei appena tornato in vita. Se qualcosa dovesse andare storto e tu dovessi interrompere la lettura dei salmi, potresti morire questa volta. Io non potrei più aiutarti. Credo che qui non si possa fare. La osservo un po' stranita quando dice "io non potrei aiutarti". Fa strano.
C'è qualcosa di strano in tutto questo. E non mi toglierò questo pensiero dalla testa. Grazie Cormicica per l'abbonamento. Comunque Casimir ripete: qui non potremmo comunque farlo. Avete del sale? Avete delle lanterne benedette? Oh, cos'è questo? Delle pietre? Un circolo di pietre? Va bene. Il circolo di pietre. Qual circolo di pietre? Quale? Chiudo il diario con delicatezza. Lui vi guarda. Quello vicino alla palude di Berez. Esattamente. Usciamo? Credo di aver visto un altro cerchio di pietre anche vicino al vecchio mulino. Evidentemente. Esattamente lui. Ma quello più vicino è assolutamente... quello di Berez. Oh. Sì, è vero. Ma credete che sia comunque saggio farlo con Strad in giro? Assolutamente non lo è. Potremmo. E cosa vorresti dire? Che dovremmo andargli a bussare a casa mentre qualcuno compie il rituale? No. Credo che dobbiamo prima eliminare un problema prima di pensare a risolverne un altro. È chiaro a tutti che il problema di Vorovia sia più profondo della presenza del conte, giusto? Credo di sì. Guardo tutti gli altri. Quindi dovremmo attirarlo allo scoperto? No, ma innanzitutto siamo a un passo da qualcosa, andiamo sotto. Probabilmente avremo più risposte. Avete detto di aver assistito al conte che fa qualcosa, no? Andiamo a vedere cosa diavolo c'è lì sotto. Come ti senti, Nazar? Un po' più in forze, ma come dicevo potrò essere davvero poco d'aiuto. Se vuoi puoi tirare da di vita, eh? Oh, in effetti quello potrebbe essere interessante. Peccato per le spell. Master, io passo il tempo, esattamente come le interazioni che hanno avuto prima di entrare qui dentro, a concentrarmi un po' sui modi che hanno di rivolgersi l'uno all'altra e in generale soprattutto su Diran e Nazara. Ok. Sembra Diran più che altro l'impressione che, poi correggimi se sbaglio, Sed... Diran sembra avere un atteggiamento più propositivo verso Nazara rispetto al suo solito. Generalmente era sempre un po' più distaccatino, adesso sembra un po' più aperto. Sì, continuo a chiedermi appunto quella cosa che mi sono... quella riflessione che mi sono appuntata, e all'interno del diario parlo con quella persona nell'esporre le mie idee. E semplicemente seguo Casimir. Notando che... tra una scritta e l'altra comunque alza la testa, guarda. Mi preferivi come ero prima o mi trovi carino anche così? No. Mi giro verso Yvette. Mi volto continuando a camminare a piccoli passi all'indietro per raggiungere Casimir. E allora? Siete tutti fantastici. Perfetto. Felice di essere ancora di tuo gusto. Quando mi volto cambio completamente espressione alzando un po' il labbro. Signori, che facciamo allora? Proseguiamo. Andiamo. Mi alzo e prima di proseguire mi avvicino un momento a Yvette. Ok. Io invece mi dirigo un attimo da Diran. Ok, allora Nazara va da Yvette, Damia da Diran. Scusate un secondo, ragazzi. Grazie mille a Netta94 per il ride. Benvenuti, ragazzi. Stiamo giocando ovviamente la maledizione di Strad. Siamo in una fase un po' avanzata dell'avventura e potreste vederne delle belle. Fino a qualche secondo, fino a qualche minuto fa già è successo qualcosa di particolare, ma posso assicurarvi che sarà una sessione interessante.
Fino a qualche minuto fa ero morto. Era morto, esatto. Allora, quindi Nazara se ne va da Yvette. Damia, ti avvicini da Diran. Diran, hai un minuto? Suppongo di sì. Ascolta, Diran, non ha importanza ciò che... Prima qualsiasi cosa lo troveremo là sotto. Devi sapere che io ti amo, Diran, e non ho intenzione di perderti. Significa un attimo, una cosa alla volta. Ne abbiamo già parlato, Damia. Diran, non puoi pensare di decidere che cosa provo per te. Non esiste. Puoi essere sicuro di ciò che provi tu per te nei miei confronti, ma non di ciò che... ma sicuramente non quello che io provo per te. Damia, sono stato morto fino a un'ora fa. E io ti ho portato in vita. Che significa tu mi hai portato in vita? Nazara ti ha riportato in vita, Diran. Grazie a un unguento che ho trovato, ma... ti prego. Non dirmi che non provi quello che provo io. Comunque vada, sappi che io sarei disposta a dare pure la mia vita per te, Diran. Farei qualsiasi cosa. Tu sei la mia rovina, ma sei anche la mia salvezza. Tu fossi la mia, l'ho capito fin da subito, ma non hai visto cosa abbiamo davanti, cosa è stato, cosa sarà, come abbiamo, con che facilità abbiamo perso Tauriel, con che facilità sono quasi morto. Ed è per questo che sul filo del rasoio vale la pena amarsi, Diran. Almeno se moriremo, lo faremo uno vicino all'altra, non credi? Le stringo il braccio, continuando a camminare. C'è solo sofferenza. Non so neanche se... se una volta fuori da qui continuerei a respirare. Continuerei a essere vivo. Diran, abbiamo poco tempo. E qualsiasi cosa accada, meglio essere vicini. Non privarti di questo. Non privarmi di questo. Continuiamo a camminare. Casimir si intromette quasi nel discorso. Allora che facciamo? Credo che abbiamo riposato ormai. Possiamo andare, Casimir. Grazie. Bene. Si mette qui vicino alla scala. Allora proseguiamo, no? Proseguiamo. Lancio un'ultima occhiata a Diran. Senti nella tua testa, Damia. Non ho mai conosciuto una ragazza irritante, insistente e fastidiosa quanto te. E le rivolgo un sorriso. Vedi... che ricambio il tuo sorriso. Chi scenderà per primo le scale? Ma se nel frattempo io parlo con Yvette mentre... Ah, ok. Seguono questo dialogo. Ti avvicini da lei mentre la gente inizia a muoversi.
Aspetto che mi rivolga lo sguardo e a bassa voce le chiedo: sei turbata da quello che è successo, o sbaglio? Continui a guardare Diran e me. No, affatto. Ti ringrazio per averci praticamente salvato il culo un numero di volte pari a, non so, 10 uomini. Semplicemente c'è un piccolo sorriso quando mi ringrazia. Semplicemente ho paura che in questo meraviglioso paese delle meraviglie riportare qualcuno in vita significhi condannarlo. Io so a cosa mi sono affidata mentre eseguivo quell'incantesimo. A chi? E ti assicuro che non era nulla che riguardava la mia vecchia casa, anche se quello era l'unico esempio che avevo come pratica. Non ho dubitato neanche per un momento, da quando ci siamo incontrate, mi pare di avertelo fatto notare, della tua retrocessione da quella vita. Ti metto la mano sulla spalla, Nazar. Tutto ciò che sto dicendo è di non sfidare altre forze che non conosciamo. E do uno sguardo a Dami e a Diran che stanno parlando. Diciamo che finora, per quel poco che ho visto, non riesco a dargli la mia fiducia. Ma tua è la mia. Ciò significa che se tu ti sacrifichi per lui, io mi sacrifico per te. Ti ringrazio. Mi fermo un attimo di fianco a lei, guardo verso Diran nel suo nuovo corpo. Ho avuto paura, sai? Di cosa? Le ultime parole che mia madre mi ha rivolto prima che salissi in superficie sono state: va, Nazara, e porta la dea con te. Qualunque cosa cercherai di fare, finirai per fare solo quello che lei vuole. Già, gentile. Però non è un ragno e non è un Draeter. E non sai quanto questo solleva il mio animo. Alzo il dito della mano libera e metto anche l'altra sulla sua altra spalla. La cosa positiva è che è vero che la stai portando con te, perché la maggior parte delle persone che ti vedono, ti vedranno, penseranno all'Holt. Tuttavia, sei la parte buona di quel mondo, quindi forse non è un male. Forse riuscirai ad estirpare quelle poche erbacce nella mente di gente un po' retrograda, come Diran. Lo stai facendo bene. È che è bene che si conoscano quelle erbacce. Sì, è ciò che ho detto. E come ho detto, lo stai facendo in modo positivo. Ma mi abbasso un po' per non farmi sentire. Se servirà,
non esiterò un solo istante a tagliargli la testa. Neanche uno. E se io dovessi morire, non riportarmi in vita. Ti scompiglio i capelli. Tengo gli occhi quando lo fai. Incasso un po' la testa tra le spalle. Chiara. Vi aspettano lì, sul ciglio della scala. Chi scenderà per primo? Io. Yvette sarà la prima. Io e Damia, penso, dopo. Ok. Sto dietro. Retrovia. Ok. Ora vi sposterò. Iniziate a scendere questa scalinata uno dopo l'altro. Yvette sarà la prima, seguita da, abbiamo detto chi? Casimir si mette dietro Yvette, poi da me Damia, Diran, Damia e per ultima Nazara. Giungete all'interno di un'altra sala. La sala in questione sembra essere molto simile come grandezza a quella là che avete appena lasciato al piano superiore, ma c'è un ma. Innanzitutto ve la mostro. Dunque, nel momento in cui arrivate, trovate la seguente. Questa scala di marmo dorato con una ringhiera di marmo nero abbraccia la parete a nord, mentre alla fine di questa spirale vedete pareti ricoperte di ambra, scolpite per sembrare tentacoli che si intrecciano attorno a bassorilievi di, con raffigurazioni di re, regine, faraoni, sultani, assistiti da una miriade di schiavi. La parete ovest, sud ed est contengono delle alcove, e in ogni alcova c'è un alto e ruvido blocco d'ambra, mentre delle casse sono sparpagliate per la stanza e nella parte più a sud. Ci sono delle crepe nel muro. Non riesco a... È buio, vero? Sì, è tutto buio. Riesco a vedere. Benvenuto nel mio mondo, allora. E i tiefling hanno la capacità di vedere il buio. Dovresti avere anche qualche capacità carina, tipo ti scotti meno, roba così. Che diavolo di posto è questo? Tieni Yvette, tieni la lanterna, a me non serve. Se c'è Casimir con il bastone rimango affiancata a lui per non tenere le mani occupate, se non dallo stocco appunto e dal pugnale nell'altra. Si attacca alla cintura quella lanterna. Oh, grazie, lo faccio. Tira, non saresti così grazioso da fare un passo avanti, per favore? Certo. Grazie mille. La laccia dell'ambra, suppongo ce ne servirà.
secondo quello che c'è scritto qui. Prendiamone un po'. So se sia bene toccare quelle cose. Casimir guarda il tutto con grande meraviglia. Do una pacca sulle spalle di Casimir. Ehi, un passo in più. Questo luogo trasuda... trasuda potere. Cosa senti? In che senso? Dico avvicinandomi a queste macerie. Anche lui si avvicina verso di qua. Questi... si avvicina a questo blocco. Questi sarcofagi. Guarda, effettivamente nel momento in cui lui ti fa notare questa cosa, Diran, sei il più vicino. Questi sarcofagi sembrano un unico grosso blocco d'ambra. Eppure all'interno di questo, per un istante ti pare di scorgere un vorticare di energia oscura, quasi che va a mulinare al suo interno, ruotando su se stessa, scomponendosi, dilatandosi. Casimir la guarda. Allora non stavi scherzando? No, sembrano... cosa diavolo saranno questi gli spiriti oscuri di cui questo tempio in qualche modo è custode? Che siano stati incastrati nell'ambra tramite quel rituale. Ed è bene che vi rimangano. Yvette, tu sei quella più a sinistra della stanza. Noti che il sarcofago che si trova alla tua destra non sembra, non sembra avere quel vorticare all'interno. Sembra vuoto. Sollevo un po' la mano con il pugnale in segno di... faccio segno di avvicinarsi agli altri. Ehi. Questo è diverso. In cosa? Guarda, non ha quel... quella sorta di vortice. Master, io comunque prendo un pezzo d'ambra. Di questi non ne trovi, ma dove c'è Yvette ti pare di scorgere dei frammenti. Ok, allora vorrei raccogliere dei frammenti d'ambra da poter conservare. Quello appena che... la vedo, dico. Appena la vedo le dico, ce ne serve uno da circa 50 centimetri. O più grosso, poi lo sistemeremo. Quello che notate, vedo cosa trovo, e che ricordate, è che il sarcofago che state osservando, che al suo interno non ha alcuno spirito, per come li chiama Casimir, è vuoto. Ed è al tempo stesso quello che toccò Strad. Sei mutato, Seth. Casimir. Lo chiami, non ti risponde. Casimir. Continua a questo risponderti. È vuoto. Mi giro, lo guardi. La sua mano è poggiata contro il sarcofago a destra. Casimir. Corro. Corro. La prima cosa che mi viene è... e dagli un calcio verso questa direzione sul lo fianco. Lo scagli via. Il turbinio all'interno del sarcofago nuovamente torna visibile, si appiattisce contro la parte esterna del sarcofago quasi come se osservasse da un vetro. Poi in quel preciso momento in cui guardi Casimir,
lo osservi e c'è qualcosa di diverso in lui. Che diavolo fai? Ma sei un idiota o cosa? La sua pelle è di colore diverso. Il suo volto è No. di colore diverso. Lui ti guarda. Dovevo farlo. Appena lo vedo in queste condizioni faccio quasi un balzo indietro. Cosa diavolo hai fatto? Perché? Mia sorella. Devo salvare mia sorella. Sorella è morta, Casimir. Ma con il dono di Zudun io posso riportarla in vita. Si guarda le mani mentre è seduto a terra. Adesso Continuo a posso. guardarlo. Adesso posso farlo. Mi chiama. Signore, Mi chiama in sogno. abbracciando Mi la chiama in stessa sogno. corruzione. No, lo faccio per Casimir. lei. Mi chiama in sogno ogni notte chiedendomi aiuto. E questo luogo è l'unico che può darmi il potere per riportarla in vita dopo tutti questi secoli. Lei è al castello, sepolta nelle catacombe del conte. Petrina, sorella mia, ti riporterò in vita. Mosso da buoni propositi, o mosso dall'egoismo, a te non te ne fotte nulla della tua razza. La mia razza è stata punita perché noi abbiamo osato troppo. E secondo te il caro conte ti permetterà di portare via il suo trofeo di caccia, il suo cinghiale dalla parete? Lo vedi piangere, anche se il pallore che ha addosso sembra ricordare quello che avevi tu un tempo. Il suo petto non si gonfia più, Diran. Poi alza lo sguardo. I suoi occhi rossi brillano. Tu non capisci. Sono stato io ad ucciderla. Sono stato io. Non accettavo il fatto che lei volesse andare da lui. Credevo che lui l'avesse corrotta. Ammaliata. Preferivo che morisse piuttosto che diventasse come lui. E lui per punirci di avergli tolto una compagna, sterminò ogni donna del nostro popolo affinché se lui non avesse avuto al fianco qualcuno di noi, noi neanche. Gli devo questo anche a costo di morire. Avrai un La debito verso la descrivo. tua razza che non potrà mai essere estinto. Stringo la mano molto forte sull'elsa dello stocco perché da quando ho visto quest'uomo la prima volta era chiaro che volesse arrivare ad una cosa del genere. Mi avvicino. Allora non credi che dovresti morire da cane? Non prima di averla riportata qui. Vi prego. E cosa otterrai dopo averla riportata qui? Tornerà da Strad? No,
tornerà dal suo popolo. Il suo popolo che sta morendo. Dunque, dopo averla massacrata, dopo averle distrutto il cuore per puro egoismo, tu adesso vuoi farla tornare a vivere in un mondo che sta lentamente morendo? E magari dopo uccidere l'uomo che lei ha amato? Lei mi chiama in sogno e mi chiede di tornare. Sono i tuoi sensi di colpa che ti chiamano in sogno. È l'unica azione buona che dovresti fare in questo momento, dopo ciò che hai fatto, è morire da cane. Quest'uomo ha scelto il suo destino. Sta scegliendo quello di sua sorella per la seconda volta. Sua sorella sarà libera di scegliere una volta viva. No. Perché sarà sempre viva a metà. E non perché la sta riportando adesso, ma perché, come ho detto, vedrà morire lentamente tutto il suo popolo. Sempre per egoismo. Perché è questo che vuoi toglierti dalla mente. È lei che me lo chiede. Tu non capisci, non senti la sua voce. Non senti i suoi pianti, né tantomeno le sue suppliche di tornare qui. Quindi... Tu li sentivi quando l'hai uccisa, non è vero? Lei era accecata da quell'uomo. Da quel fa mostro. Una buona azione, tagliati la gola. Si rimette in piedi. Indietro. Si rimette in piedi. Non prima di aver fatto quello che vuole mia sorella. Non almeno questa volta. Egoista. Sposto lo sguardo. Sporcherò la mia spada col tuo sangue. Non è bella. Se voi avete qualcosa da fare qui, e allora restateci pure. Ma se vorrete venire con me, una volta finito, al castello, potremmo aiutarci a vicenda, no? Il nemico del mio nemico è un mio amico. O un alleato. Esatto. Assieme potremmo avere successo. Divisi, moriremo. C'è qualcosa qui che ci potrà servire per il rituale? L'ambra. Questi sarcofagi, o almeno lui guarda questo qui. Questo sembra avere dei pezzi infranti. Forse è vero. Ti guarda, Dylan. È da qui che è uscito il signore oscuro che ha aiutato Strad. Mi volto verso gli altri. Dovrebbe. E allora... Lì c'è una caratteristica. Prendete l'ambra che vi serve. Lì c'è una crepa. Sembra ci sia un lungo corridoio. Volete vagliare percorsi nuovi o tornare sulla strada sicura? Potrebbe esserci un passaggio come quello di cui ci hanno parlato i ragazzi sopra. Ci permetterebbe di... come dire, evitare spiacevoli incontri. Vale la pena provare. Ci siamo lasciati nemici alle spalle, Casimir. Comincio a raccogliere, a guardare quali pezzi siano più adatti. Ne trovate qualcuno che sembra andare a genio. Allora? Io sono pronto. Cosa avete deciso di fare? Quale strada? Proviamo da questo lato.
Sì, vi seguo. Milady vuole aprire la strada. Mi rivolgo ovviamente a Yvette. Tengo davvero, credo di farmi appena appena male alla mano nel tenere in modo così stretto l'elsa dello stocco. Sto perdendo onore sotto ogni punto di vista. Ok. Penso che ci incamminiamo, Master. Io chiudo sempre la fila e prima di uscire guardo un attimo verso cioè guardo di nuovo verso il pezzo d'ambra di Strad, cercando un po' con lo sguardo se ci sono dei resti di Alexandria, giusto? Di Alexandra, sì. No, non ti pare di vedere nulla. Iniziate a scendere quindi verso il basso. Damia, sei la prima. Mucchi di No, tesori. sono sempre io che apro la fila, stando attenta a ciò che ho attorno. Ok. Vedete mucchi di tesori ammassati contro le pareti est ed ovest di questa sala di pietra. Una statua alta 3 metri, scolpita nell'ambra, con le sembianze di un umanoide dalla testa di falco, si trova proprio nel punto in cui voi varcate questa frattura. Di tesori ci sono. Sono mucchi di gemme, monete. Sembrano essere monete, gemme e oggetti vari, almeno per quello che riuscite a intravedere dalla distanza. Vorrei, passando da questo lato, dal lato sinistro, dare un'occhiata se c'è qualcosa. Non qualcosa tanto di prezioso, quanto di magico, di interessante, di... E tipo? Cioè, spiegami proprio cosa vuoi fare. Se c'è qualche oggetto magico, cioè detto così proprio. Quindi Più ti che metti a tesori. cercare se c'è qualche oggetto che può sembrare utile? Sì. Giusto così, niente di super approfondito. Tichini. Inizia a toccare gli oggetti. Senti uno stridio alle tue spalle. La statua si anima. E va nella direzione della prima persona che si trova contro. Anche se avevo detto guardare, però ormai va bene. Se cerchi Me oggetti la magici devi muovere anche col piede. accollo, me la accollo. Ma dov'è? Non l'ha dato il Mi tirate manco. Io l'iniziativa. manco. Mannaggia a me. Tocca tocca, bravo, tocca tocca. Morgan. È la mia volta. Morgan. Dica. Gestirai il fight anche per me? No, ci fermeremo prima. Mi tirate l'iniziativa, tiro l'iniziativa del nostro simpatico amico. Incredibile, ho fatto 20 di iniziativa. Il tiefling porta bene. Nel momento Quanti in cui luce alta? sfiori questi cumuli d'oro,
la statua alle vostre spalle si anima. Ve la faccio vedere nella sua forma artistica. È una statua d'ambra, credo, no? È fatta d'ambra. Ciao. Ci sarà da la prossima sessione sarà sicuramente divertente. Detto questo, ragazzi, inutile iniziare un fight alle 11:20. Ci spostiamo in talk. Questa sera stacchiamo un pelino prima, visto anche che abbiamo una ferita. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio, si dice. Maremma. Torniamo in talk. Ragazzi, dai. Vi tanco io il golem. Vabbè, Yvette c'è ancora. Il problema è che siete leggermente in difficoltà. Ma c'è Casimir che overpower adesso. Ma veniamo da uno scontro del cavolo. Non siete messi benissimo in questo preciso momento. Questa creatura poteva essere in qualche modo evitata. Però ci sta. 5 slot. Fine. Vabbè, per una... se c'è solo lui potrebbero anche bastare. Sì, infatti. Ma qui facciamo un passettino sbagliato e arriva anche un altro. Quello forse sì. Forse anche due. Quello sì. Beh, ragazzi. Allora, come vi è sembrata intanto questa sessione? Partiamo dalla base. Bella. Madonna, certo. Su Casimir. Madre anche voi, chat. Su Casimir. Esprimetevi. Poverino Casimir, povero. Ma poverino, guarda, cosa? Io sento Yvette fremere. Io proprio... immagino se ci fosse stata Tauriel. Mamma mia, che pipponi. Che gli avrebbe attaccato. Ma la cosa che le ha dato fastidio è che ci ha parlato apposta con lui, perché voleva sapere davvero se avesse uno scopo e tutto il resto. Lo sapeva, se lo sentiva, ne era sicura al 100%. E ha provato a parlare con loro e loro, no, vabbè, ma che... ok, mi piace il fatto che le prenda tutte così. Dico, sì, dai, tanto se moriamo, ormai... La chat sembra molto soddisfatta e Alcantus dice più dark del solito, ma considerando dove si trovano credo che sia un po' d'obbligo che ci sia un po' più di dark. E come avete trovato intanto la risoluzione del ritorno di Diran? Madonna, il tiefling. Perché un tiefling tra tutti? Perché il tiefling? Io non l'ho visto, però immagino... Qual è il problema del tiefling? Quanto è figo, se c'è un tiefling io non gioco più. Gioco in funzione del tiefling. Aspetta, guarda, te lo mando in privato, vedo se lo trovo. Perché io non ne sapevo nulla, ovviamente. Sì, ovviamente loro non sapevano assolutamente niente. Quindi è stato per tutti una sorpresa, neanche Amelie sapeva niente. Io mi aspettavo... Allora, sai quando ho realizzato di Reincarnation? L'ho realizzato quando hai detto delle corna, l'ho collegato poi subito all'olio. Ho detto no, porca troia. E poi mi sono ricordato che mi hai chiesto di un roll. Esatto. E ho detto no, che cosa succede adesso? Cosa mi è venuta la strizza. Allora, ammetto, seriamente, sempre. Con il roll era uscito nano, ma ho pensato che no. Qualunque razza... sarebbe stato un fedeltà al sistema, però è anche vero che Carso Strad nelle prime pagine dice la magia e tutto ciò che la riguarda in qualche modo è stato corrotto, e anche gli incantesimi più semplici in qualche modo sono stati rielaborati per via delle influenze negative dei poteri oscuri, e quindi ho detto se proprio deve ritornare, se deve proprio tornare, che sia una razza legata quasi indissolubilmente a qualcosa di oscuro, quindi le opzioni alla fine erano poche. Vediamo però adesso il prezzo da pagare. Arriverà. Sono tutte puntate di fuoco adesso, ragazzi. Vi posso assicurare che saranno tutte puntate di fuoco. Perellino. La Svezia. Comunque io posso dire che tutte le volte che le cose sono andate in merda è perché Damian non ha mai tenuto le mani a posto. Lo posso dire.
Giusto un po'. Allora, questa volta io non ho toccato niente. È stato no, in questa live non hai toccato niente. Live. In quella di prima è morto di là. Anche un chi va là che è stato. Vabbè. Quella è stata colpa mia il chi va là. Tante. Quella è stata colpa mia il chi va là. Me la puoi ricondividere la foto? Io non la trovo. Non lo trovo il portretto. Sì. Sì, ricondividila. Ah, pare che il nuovo Diran ne piaccia, signori. Io lo immaginerò. Il nuovo Diran. No, te lo faccio vedere, mo. Il nuovo Diran ne piace. Potevi farlo con i baffi, dottore. No, no, io basta, ho ancora. Sì, basta baffi. Ho ancora il giovane caro. Ho un lapsus, scusate. Vasili. Ho Vasili nel cuore ancora, in realtà. Vasili. Okay. Ma diciamo che ogni personaggio avrebbe funzionato se fosse stato con la pelle di un altro colore. Niente. Non ha colpito. No, la pelle rossa niente. Mannaggia. Io te lo stavo mandando. Grazie, troppo hanno gentile. Fatto anche la coda? Pareri sul nuovo Diran. No, non ce l'ha ancora. Anche la coda? Ma un niente, non è un tipo un alone di zolfo. Ok, mettiamo un 7.5 perché è un tiefling. Ovviamente la risposta era scontata di questo sondaggio. Servono i baffi gagliardi? Sì. Comunque, come vi sta sembrando? Faccio queste ultime domande e poi andiamo a chiudere. Come vi sta sembrando l'evoluzione dei personaggi? Come la state, perlomeno, parlatemi prima dei vostri e poi magari mi date giusto due frasi, una frase su ognuno degli altri. Partiamo da me lì, dai, in ordine alfabetico. Come la vedi, Nazara? Io non mi, quando ho iniziato la campagna, non mi aspettavo che avrebbe preso questa piega. Perché sì, lei fin dall'inizio voleva guardare in alto, guardare verso il cielo, appigliarsi a certe intenzioni e non ad altre. Secondo me, a partire dalla morte di Taurio, ci sono stati degli eventi concatenati che sono stati davvero dei macigni. Il fatto che lei abbia sentito il lutto per la prima volta, nel modo più vicino, la perdita di un compagno, non aveva mai avuto un compagno di viaggio. Il fatto che per cose così piccole tante persone abbiano perso la vita e vedere di fare fatica a fare la differenza sebbene ci si stia impegnando così tanto. Io credo, non so se mi sentite perché non vedo più Morgan. Sì. Vuol dire che sto. Ok, grazie Sam. Credo che, anche se non ci fosse stato l'unguento, credo che Nazara avrebbe provato a fare qualcosa. Ho provato a fare quell'incantesimo. Utilizzando non so cosa, però ci avrebbe provato. Cioè, sento questa. E cosa pensa di una cosa molto rapida, di Yvette? Com'è? Cosa pensa di Yvette? Come vede questo personaggio? In una parola, vai. Una parola è ancora più difficile. Un aggettivo. Strano essere così facilmente avvicinati per Nazara. Ok. È disarmata dal fatto che lei non abbia paura. Po' spaventata perché la vede riflessiva ma anche avventata su certe cose. Ok. Damia. Che dire, Damia? No, aspetta, Damia, su Damia come la vedi? Su Damia, fiore mio, c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna. È come hai citato durante la sessione, quell'episodio strano della chiave che appariva, scompariva, le gabbie aperte, non tornava. Il fatto che lei abbia continuato a dire io l'ho fatto. L'hai fatto tu perché l'hai intuito che potesse esserci qualcosa di prezioso o
è qualcosa di più profondo, perché sembra qualcosa di più profondo della forza con cui lo dice. E la sparizione, certe contraddizioni, il fatto che lei, Nazara, sa alcune cose che Damia, su Damia, che le sono state dette da altri personaggi, non da Damia in primis. Damia non è mai stata sincera sul suo passato con nessuno a parte che con Diran. Ci sono dei muri ancora, delle cose non dette, dei non detti che sono pericolosi, secondo me. Ok. Diran, invece nei confronti di Diran? Sintetizziamo però, picciotti, se non ci arriviamo. Bro. Sì, Diran. Ok. Credo che a livello strategico sia la persona a cui Nazara fa più riferimento in questo momento. Cioè, anche in questa scena la sentivo guardare in direzione di Diran per capire facciamo qualcosa, non facciamo niente contro Casimir. Ok. Ok. Yvette, cosa pensa Yvette di se stessa? Cioè, come vede Yvette se stessa e una parola sugli altri? Rapidi, ragazzi, se non finiamo. Se stessa mentalmente instabile e ormai si sta arrendendo all'idea che sarà per sempre priva d'onore per quello che sta facendo, ma è molto disposta, se servisse a qualcosa, in realtà, a sacrificare almeno due di quelli che ci sono lì. Okay. Non le importerebbe più di tanto. Nei confronti di Nazara cosa pensi? È affascinata perché crede che Nazara sia molto in grado di fare un doppio gioco, ma senza rendersene conto. Cioè il fatto che passi molto da un lato all'altro è interessante. E in generale è l'unica che salverebbe di lì in mezzo al momento. Ok. Saphir? Nei confronti di Saphir? Damia, cioè di Damia, scusami. Al momento è un enigma, è un'incognita. Vede soltanto che è troppo debole, perché è davvero troppo attaccata a Diran. E per un capitano questa è un'estrema debolezza. Ah, ok. E soprattutto sa che lei sacrificherebbe tutti noi per Diran. E questo è un problema. Ok, e nei confronti di Diran? Diran è... egocentrico perché è convinto che nessuno se ne renda conto, ma le sue azioni parlano davvero tanto per lui, anche se cerca di manipolarle nel migliore dei modi. Ok. Saphir, cosa pensi di Damia? Come la vedi? È un po' complesso perché Damia in questo momento vuole la botte piena e la moglie ubriaca, senza rendersi conto di con chi sta giocando. Difatti, lei sicuramente prova un profondo affetto nei confronti di Diran. Lo scoprirai. Lo scoprirai molto presto, cara Saphir. Arriverà una bolletta da pagare. Cara, salatina la bolletta. Difatti, comunque, dicevo appunto questo, nel senso che è molto legata a Diran, anche se non sembra, è molto, molto legata a Nazara. Però ovviamente quello che lei farebbe per Diran, sacrificherebbe qualsiasi cosa. Allo stesso tempo sta prendendo un po' confidenza e sicurezza grazie a questo patrono che le sta offrendo, questa madre, no? Che le sta offrendo sicurezza e poteri. Per quanto riguarda gli altri, vabbè, Diran ne è innamorata, di Nazara comunque si fida tantissimo. Mentre di Yvette non la conosce, non ha minimamente idea di chi sia Yvette, non ha minimamente idea di che cosa voglia fare Yvette, che cazzo ci fa in quel momento lì, quindi cioè, non ha un vero e proprio legame. Anche se l'ha vista cambiare un po' troppo repentinamente,
cioè troppo velocemente da quando siamo dentro il tempio d'Ambra. Ok, Sed. Una persona, secondo me, che muore due volte si rompe in qualche modo. Bisogna scoprire come, deve scoprire anche lui come. E in questo momento l'unica cosa ha il complesso del dio, cioè veramente adesso si sente di poter fare la differenza, soprattutto adesso, per quanto riguarda Nazara. È stata, non dico ribaltata, perché è stato pian piano cambiato tutta la, il pensiero che Diran aveva lungo tutta la campagna su Nazara, ma questa è stata la, la cosa definitiva che ha detto, cioè tu sei non solo una persona con, su cui fare affidamento, ma sei un'amica. Ti sei immolata, tra virgolette, per questa cosa, cioè mi hai dato una terza vita. Damia, per quanto riguarda Damia, da quando è scomparsa e poi ritornata, strana, ma strana nel senso che cosa le è successo, perché adesso tutto questo attaccamento in questo momento così, di cosa ha paura? È un sentimento sincero oppure scaturito da paura? Per Yvette, cioè, sta di fatto che per Damia comunque Diran prova più che un affetto, ma ci sono troppi ostacoli. Per quanto riguarda Yvette, adesso Diran si spiega perché Neverwinter è stata distrutta 700 volte. Perché non solo tatticamente ha fatto schifo, secondo Diran, è stata caotica, debole, che consideriamo che da quando la conosciamo ha i livelli di affaticamento addosso, ma laddove almeno Tauriel aveva un codice, un suo codice, una sua morale, lei non ha nulla. È poco più di una pazza che cerca uno scopo. Va bene. Ok, ragazzuoli. Felice di aver sentito queste vostre opinioni. Ovviamente tenetele come giocatori e non come player, cioè come personaggi. Io propongo una bella terapia di parti. Anche se siamo su canale del dottore, quindi siete abbastanza focussati sul vostro obiettivo comunque, quindi vediamo come si evolveranno le prossime sessioni, perché come ho già detto, la prossima partirà con un combattimento, però ci saranno cose interessanti. Va bene, ragazzoli belli, io andrei a fare i saluti. E voci fuori campo, voci fuori se campo. Volete potete salutare. Ciao, ciao, ciao. Ah, ma c'è anche Borraccio. Sento le voci. Dov'è? Sento le voci e vedo le teste. Comunque siamo sfocati. Sì, perché certo, sempre il bambino sfogati. Minorenne di G2, tipo. Sì, perché si sfoga lo sfondo, sì, non vedo le tazze, le cazzi sono suono, andati dietro, siete, siete, puoi ripetere Morgan. Esatto, le Oxander, puoi ripetere quello che dico, siete andati a fare l'Erasmus dal dottore, siete andati a fare l'Erasmus dal dottore, sì. Siete andati a fare l'Erasmus dal dottore, siete andati qua per imparare, sì. Dal dottore, e vabbè, sì. Giustamente dice il vero, che vuoi, esatto. Farci comunque niente, signori belli, io direi che andiamo a chiudere. E ci rivediamo, ci becchiamo domenica nel canale dei ragazzi, a proposito, con l'ultima puntata di Die Mutter, Mutter, come cazzo si dice? Mutta. Dove Lars probabilmente ucciderà qualcuno, verrà ucciso fortissimo.
E poi niente, martedì ci rivediamo con Dragonlance e niente, spacchiamo tutto. Ah, dobbiamo giocare a Iron Trevas, quindi chiudi, dai. Ragazzuoli, da parte mia e buonanotte. Ricordatevi, meglio tiefling che gnomo. Sempre. Borraccia lo sa. Ora poi te spiego. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, belli.